uno spettacolo straordinario che ha aperto il cuore dei 40.000 che erano in Piazza del Duomo. Lo spettacolo della croce, dalle parole del Vangelo di Luca che hanno guidato la Professio Fidei della Chiesa di Milano, culminata appunto in Piazza del Duomo, è stato qualcosa che ha coinvolto, commosso, aiutato a comprendere e ad amare la croce. Quella di San Carlo con la reliquia del Santo Chiodo, che esce dalla navata centrale della cattedrale ed entra in un sagrato gremito. Questa sera siamo qui raccolti nella piazza che è il cuore della nostra città, emblema del campo che è il mondo, dice il cardinale, che nel pomeriggio ha visitato con quella stessa croce i luoghi simbolo della metropoli per parlare di malattia, di cultura, di lavoro, di immigrazione, di integrazione. Vogliamo comunicare a tutti con umiltà il bene della croce, il bene del crocifisso risorto, perché è la ragione per cui un uomo ama, spera, lavora, soffre, educa, contribuisce all'edificazione della vita buona. In Piazza del Duomo l'evento è davvero uno spettacolo grande. La musica, dalla classica al rock e al pop, il teatro, la drammatizzazione letteraria, la parola di Dio, la preghiera, le testimonianze contemporanee sono un unico inno alla speranza, che passa dall'Ave Maria, splendida, di Schubert, cantata dal tenore Grigolo, a Manzoni, con la conversione dell'innominato, recitata da Popolizio, da Testori, interpretato da Pamela Villoresi, a Toninelli, che riflette sulla Milano di oggi, da Mozart a Gemma Capra Calabresi, vedova del commissario ucciso nel 1972. L'unica strada per farcela è perdonare, dice tra gli applausi. Con l'Alleluia di Leonard Cohen, brano cult, inno moderno all'amore infranto, e con Davide van der Sfross nella sua Ninna Nanna del contrabbandiere, una preghiera in musica, con il monologo di Giacomo Poretti, dialogo tra la Madonnina e il figlio in croce, la drammatizzazione raggiunge il suo clou. Dopo aver oggi sostato con la croce nei luoghi espressivi della vita di Milano, l'abbiamo portata qui ora, perché ci ripeta il suo annuncio potente. Nelle piaghe di Gesù sono custodite e sanate tutte le nostre ferite, quelle inferte alla vita, alla famiglia, all'innocenza dei bambini, alla speranza dei giovani, ai diritti dei lavoratori, alla dignità delle donne, alla giustizia, alla pace, alla libertà di ogni persona e di tutti i popoli. Allora, davanti all'amore crocifisso, pieni di gratitudine, vogliamo professare la nostra fede. Il dialogo si fa preghiera nelle parole dell'arcivescovo, che si rivolge alla croce e alla gente. Tu sei sceso, Signore, negli abissi più bui della nostra condizione umana per eliminare ogni distanza che ci separa da te. Nell'angoscia della malattia sei sceso, nell'ombra della morte, nella desolazione dell'abbandono, nella pena dei carcerati, nel dolore innocente, nella folle violenza della guerra, nella muta implorazione dei poveri, nel lamento degli affamati, nel calvario degli esiliati e dei migranti, nella straziante gloria dei martiri. Tu ci hai raggiunto per renderci partecipi della tua risurrezione e ad ogni uomo, ad ognuno di noi ripeti l'invito rivolto ai tuoi discepoli il mattino di Pasqua: non abbiate paura. Noi riconosciamo che è così e ti diciamo grazie. E prima di lasciare la piazza, circondato dalla folla, il cardinale richiama l'impegno per il domani. Un gesto straordinario, ma che ne sarebbe se finisse qui? L'emozione di vedere la musica insieme al sorriso, insieme a chi fa ridere, ma raccontando tutti insieme una grande storia, una storia di unità, di una città che ha vissuto momenti difficili ma che è sempre riuscita a risorgere. E anche il messaggio forte che è arrivato dal Cardinale, che bisogna essere uniti, bisogna avere capacità di essere solidali
e Milano è una città solidale. E stasera l'abbiamo visto con questa piazza, ma soprattutto con queste tante energie, tante professionalità, tanti entusiasmi che provengono da zone diverse, da culture diverse, ma che poi alla fine riescono a lavorare insieme e a darci un momento di serenità. E in questo periodo un momento di serenità è molto importante per tutti. Sono venuto abbastanza perplesso, è stata un'ottima serata. Cosa vi è piaciuto di più? Beh, è stato bellissimo, io mi sono commossa molte volte, cioè ho anche pianto, e soprattutto guardando la chiesa, la croce, si vedeva dietro la chiesa che illuminava la croce ed era anche stupendo. Poi il coro bellissimo, bravissimi, tutti bravi. Sì, davvero tantissime emozioni, come ha detto lei, anche io mi sono emozionata moltissime volte. Il racconto che mi ha particolarmente colpito è stato quello di Gemma Capra. È stato veramente emozionante. Lei ha raccontato come si può perdonare anche col tempo. Se volesse lanciare un messaggio a questa nostra città adesso. Beh, io ho detto che ho incontrato la fede, quindi attraverso quello si riesce a fare questo tipo di cammino. Io quello che ho detto prima, la città vorrei dire di sentire di più la fratellanza, ecco, perché io con questa tragedia però ho scoperto quanto siano importanti gli altri, e proprio la ricchezza più grande che abbiamo sono gli altri, le persone che ci stanno intorno, e quindi guardiamole in un altro modo. Qual è stata l'emozione di essere qui stasera? Una profonda religiosità, una partecipazione da parte di tutti, sentita proprio, desiderata. Bella. Bella, molto bella. Croce di quel Signore che abbraccia tutti, che non dimentica il nome di nessuno, che nella prova apre la speranza. È il giorno della Professio Fidei, quando il santo chiodo nella croce viene portato dal cardinale nei luoghi simbolo della metropoli. La croce di San Carlo, che il santo patrono portò nel 1576 nei terribili momenti della peste, che fu tra la gente contro le pesti di oggi con il cardinal Martini nel 1984 e riportata in tutte le zone pastorali dal cardinale Tettamanzi nel 2011. E come il cardinale Scola, appena divenuto arcivescovo di Milano, volle incontrare il mondo della fragilità, anche in questo 8 maggio 2014 la prima tappa è quella della malattia, la Mangiagalli. Nelle testimonianze si parla di disagio psichico, di malattie degenerative, di problemi mentali, anche di anoressia. Si guardano i video in cui i malati stessi, sempre vivi, come si chiama ad esempio l'associazione che li aiuta a vivere, appunto, si raccontano. E così fanno i loro genitori, in famiglie che spesso devono affrontare da sole tragedie enormi. Si ascolta la parola di Dio e brani di San Carlo. Si parla di accoglienza con casa Mizar. Il nostro cuore in questo momento è con quello dei malati e dei familiari che ci hanno dato un preziosissimo insegnamento di vita. Vogliamo dire attraverso questo luogo a tutti i sofferenti nel corpo e nella mente delle nostre terre ambrosiane questa intima vicinanza del crocifisso glorioso. Poi è la volta della Triennale, il mondo della cultura e del design, per uscire dalla crisi maturando come uomini. Dentro il bisogno di edificare vita buona in questa società plurale, dove tutti dobbiamo comunque vivere insieme, dobbiamo trasformare questo dato in un bene politico, ecco, questa prova attraverso questo chiodo e questa croce diventa un segno di speranza, di uno sguardo culturale diverso, perché è una cultura molto radicata nella vita, nell'esperienza,
non elitaria, non artificiale o artificiosa, ma tesa a consentire che, come ci ha detto il brano di Colossesi, tutte le cose siano tendenzialmente riconciliate. E ancora, il cardinale arriva presso Unicredit Tower Hall, in piazza Gaia Aulenti. Davanti alla croce il confronto è con l'ambito del lavoro, dell'impresa, dell'economia. Ci sono le istituzioni e la società civile. Qui, dopo la narrazione di esperienze concrete di sostegno a chi ha perso il lavoro, di progetti messi in campo per ampliare la condivisione e l'amicizia civica, l'arcivescovo parla di crisi. Ne usciremo, scandisce. Anche da questa crisi usciremo, usciremo. Più solidarietà stabiliamo, più usciremo. Più libertà favoriamo, più usciremo. Ma serve cambiare il cuore. La purificazione del cuore è un interrogativo che ci portiamo dentro tutti i giorni, a livello personale, a livello sociale. Certo, deve diventare sobrietà, deve diventare attenzione alla trasparenza, alla legalità. E sappiamo di quanto c'è bisogno di tutto questo, ma guai se tutto questo non partisse anzitutto da noi. Infine con i migranti, in una parrocchia come San Giuseppe dei Morenti, in prima fila nell'accoglienza, nella via multietnica per eccellenza, Viale Padova. Si canta e si balla con allegria, si prega con profondità. In silenzio si ascoltano parole importanti, per l'oggi ma soprattutto per il domani, di una città che sta cambiando volto. Non bisogna temere le fatiche, le contraddizioni, le umiliazioni a cui si è sottoposti quando si va in una terra nuova. Vinca la speranza per la nostra Milano, per le nostre terre ambrosiane. Le prove sono tante, le ferite sono tante, ma come in questa bella primavera, i germogli della speranza sono già qui e anticipano realmente un futuro di bellezza, di bontà, di verità e di pace.